Cari confratelli, cari giovani, cari collaboratori, cara famiglia salesiana di Sicilia e Tunisia, cari corresponsabili nella spiritualità e nella missione, buona festa dell'Immacolata. Ecco, noi stiamo celebrando quest'anno uno degli anni di avvicinamento al sogno dei 9 anni di Don Bosco. Mi voglio rifare proprio a quello che Maria, la donna di maestoso aspetto, dice al piccolo Giovannino quando lo vede confuso nel sogno. Gli fa cenno di avvicinarsi, lo prende con bontà per mano, gli mostra il campo di lavoro e poi gli dà un triplice impegno: renditi umile, forte e robusto. Ecco, traendo spunto da quello che dice Maria, invito me stesso e ciascuno di noi ad avvicinarsi a Maria, a pregarla nel rosario quotidiano o almeno con le 3 Ave Marie che ci insegna Don Bosco, la famosa giaculatoria: cara madre, Vergine Maria, fa che io salvi l'anima mia. Lasciamoci anche noi prendere con bontà la mano da Maria. Per le nostre responsabilità prendiamo anche noi per mano le persone che ci vengono affidate, a cominciare dalla famiglia, a cominciare dalle comunità e dagli nostri impegni e ruoli pastorali che abbiamo in tutte le nostre opere, che sia l'oratorio, che sia la parrocchia, la scuola, la formazione professionale, le opere sociali. Poi Maria dà questo triplice impegno: renditi umile, forte e robusto. La prima cosa, renditi, lavoriamo, formiamoci, non possiamo improvvisare. Umile, l'umiltà di saper riconoscere quali sono i nostri limiti e accettarli, quali sono le nostre doti e moltiplicarli. Quindi non demoralizzarsi quando le cose non vanno bene, non esaltarsi quando le cose sembrano che vadano bene. La fortezza, l'essere forti, robusti, soprattutto in quello che riguarda l'impegno della missione. E a questo è collegata anche la robustezza d'animo di non arrendersi davanti ai possibili fallimenti che la missione può avere. Noi dobbiamo continuare ad andare avanti e a guardare il crocifisso. Un ultimo pensiero, gli auguri per il nostro oratorio, per l'oratorio salesiano. 180 anni fa, Don Bosco, pregando quella prima Ave Maria con Bartolomeo Carelli, dava avvio all'oratorio di Don Bosco. Rinnoviamo anche noi l'impegno a saper dire alle persone che noi incontriamo: sai fischiare, a costruire quindi delle relazioni, perché questo è fare oratorio. Cari tutti, oggi mi trovo a celebrare la festa dell'Immacolata e il compleanno dell'oratorio a San Cataldo e quindi con i giovani, con i nostri collaboratori, con il responsabile e con la famiglia di San Cataldo vi saluto con gioia. Ciao!